video delle grandi occasioni si fanno in macchina. Buongiorno a tutti, buongiorno e ben ritrovati, buon lunedì. È una grande occasione questa? Non lo so. È l'appuntamento delle 13 in diretta, questo lo so, e quindi ci vediamo lì se siete alla premiere delle 9.30. Dunque, ieri sera non ho avuto modo, perché finita la cronaca della gara ho naturalmente fatto il post partita, e mentre facevo il post partita ci sono state le dichiarazioni del nostro allenatore, di alcuni giocatori, come Gabbia, che parla sempre lui, anche perché è l'unico italiano, quindi di fatto parla lui per quello, e Dio solo sa, anche per quel che riguarda Fonseca, quanto bisogno abbiamo di qualcuno che parli italiano, perché anche ieri nella conferenza stampa si fa fatica a capire tutti i concetti che il nostro allenatore vuole esprimere a parole. Poi a fatti è tutto molto più complicato, ma ci sono alcune cose che sono state dette ieri che sono insomma il manifesto di questo Milan, del Milan di questa stagione, o per meglio dire del Milan targato Redbird, targato Furlani, targato anche Ibrahimovic adesso, tutte manifestazioni di inferiorità rispetto alle altre squadre, rispetto alle squadre che hanno una società come si deve, che hanno una struttura societaria come si deve. Noi sappiamo bene che a Redbird la parte sportiva interessa poco, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Questa è la verità. La verità è che non c'è da parte della società nessun supporto all'allenatore. L'allenatore è delegittimato dai giocatori, e la faccenda del calcio di rigore lo dimostra chiaramente. Quando tu arrivi davanti ai microfoni e dici ma il nostro rigorista è Pulisic, che non capisco perché abbiano fatto tutta quella manfrina, quando poi nelle immagini si vede insomma che Ebram prende il pallone, dice no faccio io con Pulisic che gli va incontro, e tutte queste cose qua, è l'evidente e chiaro segnale che la stagione non potrà andare bene. Non potrà andare bene con questi presupposti, non può andare bene nulla, perché in una società, mannaggia l'influenza, in una società dove non c'è una gerarchia, dove non c'è il rispetto dei ruoli, ecco, questo manca proprio, il rispetto dei ruoli, è tutto un continuo cercare di rattoppare. Il Milan è un rattoppo continuo dove si cerca di porre rimedio a una situazione. Nel caso ad esempio di Leao e di Theo Hernandez, prima di Roma, tutta quella manfrina di quella settimana, l'esclusione, poi loro che fanno quello che vogliono, adesso i giocatori in campo che fanno quello che vogliono, verrebbe da chiedersi quale sia il ruolo di Fonseca, o per meglio dire quanto Fonseca sia ascoltato all'interno della squadra. Ma quando tu hai un dirigente che parla al posto suo, quando tu hai un dirigente che dice noi gli acquisti li facciamo a prescindere da quello che pensa l'allenatore, che minimizza il ruolo dell'allenatore appunto con frasi del tipo si piace anche a Fonseca, no? Quando hanno presentato Pavlovic, beh, ti rendi conto di essere in mano a questa gente, e che dalle mani di questa gente non potrà uscire nulla di buono per noi. Purtroppo il problema è che ci va di mezzo, che ci andiamo di mezzo prima di tutto noi, che siamo qui ogni volta sempre più tesi, sempre più, qualcuno anche svogliato nel vedere le partite del Milan. Mi hanno scritto in molti dicendo io non ho più il trasporto, ma questa è una cosa della quale parleremo in questi giorni. E una società del genere porta fallimento, c'è poco da fare, fallimento sportivo, perché fallimento sportivo è stato l'anno scorso, al di là di quelle che sono state poi tutte le manfrine su quel secondo posto, che a pari del derby di quest'anno ci ha fatto più male che bene, visto che è stato sbandierato come un grande risultato. I primi dei normali, lo ricordiamo, no? Le frasi di Pioli, ma ormai qui... Vedete, anche il discorso delle frasi dei nostri allenatori. È curioso come i nostri allenatori, uno dopo l'altro, si autoetichettino da soli con queste frasi che poi diventano la suggestione con i quali le ricordiamo, attraverso i quali le ricordiamo. Dobbiamo fare un gol in più degli avversari, i primi dei normali, eccetera, eccetera, per quel che riguarda Pioli, e adesso la struttura, di nuovo con questa storia della struttura. Stasera abbiamo avuto una buona struttura, ha detto Fonseca. Poi ha detto siamo mancati in aggressività. Qua, ripeto, noi ovviamente facciamo analisi, noi facciamo commento, e quindi l'analisi e il commento presuppongono che ci sia
una specificità di cui parlare, quindi mi riferisco appunto alla questione tattica, come stiamo in campo, come non stiamo in campo, eccetera. Ma qui è proprio un problema che va, come sempre, ricercato dall'alto, da quei signori che venivano inquadrati di tanto in tanto ieri dalle telecamere di DAZN e che sono i primi responsabili di quello che sta accadendo, che poi non è niente di male per il Milan mediocre attuale che piace a molti tifosi, perché tutto sommato questa è una situazione dove sono riusciti, attraverso una stampa che per molti è ancora contraria, perché in tanti sostengono ancora che i giornali siano contro il Milan. Evidentemente o non li leggono o non li capiscono, delle due l'una, non si scappa da questa cosa. Ma i giornali che promuovono il Milan come squadra che sicuramente lotterà per lo scudetto, come squadra molto forte, con giocatori molto forti. Molto forti no, male come adesso nemmeno. Diciamo che la giusta valutazione di quello che siamo e forse anche di quello che Fonseca è, non può essere fatta con questa dirigenza e questa proprietà. Non può, il problema nasce da lì perché, vedete, quando si legge il Milan deve vendere Leao, per me ci può anche stare. Vi dicevo qualche giorno fa che io non ho rimpianti dei giocatori che non ci sono più, non rimpiango quelli che se ne vanno e tengo conto di quelli che ci sono. Ma se io devo dare in mano i soldi di Leao o di Teo o di chiunque altro, di Pulisic, adesso si parla di questo, se devo darlo in mano a chi questa squadra ha costruita e chi questa squadra la gestisce, beh, sinceramente preferirei anche tenermi questi giocatori e sperare che possano tornare ad avere un rendimento decente, perché il problema è sempre quello, nel momento in cui non c'è, ad esempio, faccio un esempio, no? Io non sono dell'idea che una squadra giochi contro l'allenatore, io non credo che il Milan ieri abbia giocato contro l'allenatore, così come non l'ha fatto nelle partite precedenti. L'amor proprio e la voglia comunque di fare bene da parte dei calciatori è più alta di qualsiasi antipatia nei confronti dell'allenatore, quindi eventualmente sono altri momenti nei quali si fa capire che il tecnico non è gradito. Ma in questo caso meglio di Fonseca chi vorrebbero avere? Cioè, meglio di un allenatore che, a quanto pare, insomma, loro fanno un po' quello che gli pare, i rigori li tira chi vuole la squadra, forse anche l'atteggiamento lo decidono da soli in campo, non lo so, durante la settimana a Milanello, ma non credo, insomma, che ci sia un regime militare, ecco. Quindi meglio di così, per quale ragione dovrebbero voler la testa di Fonseca? E fermo restando che poi anche dovessero licenziare Fonseca, non è che prenderebbero un allenatore di livello, perché con tutti i nomi che c'erano liberi la scorsa estate, se avessero voluto prendere un allenatore di livello avrebbero potuto farlo senza grossi problemi, no? Ecco, quindi detto questo, arriverebbe un altro che continuerebbe a far vivacchiare la squadra, tutto un subentrato, figuriamoci, in corsa, dice, i giocatori dicono "Gurucu, figurati se comandi tu". Quindi meglio di così, che cosa si vuole avere? Non lo so, è la situazione ideale. La società non chiede di vincere, quindi la società non è ambiziosa, l'obiettivo è arrivare terzi. In Champions l'obiettivo è superare il girone, se ce la facciamo, dai, un onorevole ottavo di finale. Sì, certo, come dicevo prima, ogni giocatore poi ci mette la sua volontà, ci mette la sua voglia di emergere, di fare bene, la sua professionalità, ma ad un certo punto, se non c'è una coesione di intenti, se tutti non vanno dalla stessa parte, non c'è una società forte che tiene anche in regola certi comportamenti, dove si va? Da nessuna parte, niente, va esattamente come... E chi ha avuto esperienze aziendali lo sa, va esattamente come nelle aziende dove magari c'è un capo che lascia passare, che eccetera. Quelli responsabili fanno, quelli non responsabili fanno un po' meno, ma a tutti sta bene questa condizione. E quindi per quale ragione mai dovrebbero lavorare contro Fonseca? No, io trovo invece che ci sia un grosso problema societario che va poi a cascata a riflettersi su tutto per arrivare fino a noi tifosi. Io purtroppo sono convinto,
e dico veramente purtroppo, sono convinto che finché ci sarà questa proprietà, finché ci saranno questi dirigenti, la situazione sarà sempre questa. Potremmo fare qualche exploit, perché comunque la squadra è una buona squadra, non ottima e non da scudetto, non certamente da scudetto come pensa ancora qualcuno, qualche temerario, ma vivremo di alti e bassi, vivremo di exploit, vivremo di situazioni dove tante volte anche il cervello non si innesca, come l'espulsione di Teo che ci costringerà a giocare con nessuno perché non c'è un terzino sinistro di ricambio. Quindi considerando che noi abbiamo solamente 11 giocatori arruolabili, perché a detta del nostro allenatore bisogna andare avanti con quelli dato che li schiera da 4 partite di fila, e tra l'altro poi se vogliamo dire anche insomma rispetto alle riserve questo non è proprio un segnale di grande fiducia, però Fonseca ci ha detto che bisognava dare continuità e continuità l'abbiamo data, continuiamo a prendere gol ogni partita, non va nulla, ma vedete, ripeto, qui non è una questione di dire ma catastrofisti, siamo comunque al sesto posto in classifica, siamo comunque a meno 5 dalla vetta, certo, ma se qualcuno di quelli che ci dà del catastrofista riuscisse a guardare un po' più in là del proprio naso, si renderebbe conto che il catastrofismo, fra virgolette, che lui imputa a me, non è catastrofismo, è semplicemente una presa di realtà, un bagno di realtà che ci racconta come il Milan sia una società, in questo momento una squadra con una società inadeguata, e poi di riflesso tutto il resto, perché adesso chi viene a mettere ordine a questo punto della situazione? Chi? Quello che aveva delegittimato l'allenatore? Cioè, con quale faccia adesso lui viene qua e dice no, voi dovete seguire Fonseca? Dopo che l'ha messo da parte lui continuamente per far vedere che fa qualcosa nel Milan, cioè con quale faccia adesso lui arriva e dice no, adesso voi tutti dovete seguire l'allenatore, o lui o voi, come disse Berlusconi ai tempi di Arrigo Sacchi. Ma voi ve la vedete questa situazione? Fin tanto che ci saranno questi qui, questi signori qui, il Milan sarà questa roba qua. C'è poco da fare. Hanno smantellato quel poco di buono che eravamo riusciti a ricostruire faticosamente e hanno creato questa situazione, che è una situazione di sfiducia da parte di tutti, perché ormai credo che a parte il temerario Reinders, che parla sempre molto, sempre troppo, che ha detto che noi puntiamo no, mica solo allo scudetto, anche a vincere le coppe, e poi puntualmente è arrivata la legnata di ieri, ma al di là di Reinders credo che nessuno sano di mente possa pensare che questo Milan potrà vincere qualche cosa quest'anno, ed è una cosa veramente agghiacciante pensare che già ai primi di ottobre la nostra stagione sia destinata a purtroppo essere solo una stagione di passaggio, all'interno della quale tra l'altro vivremo poi delle situazioni particolari, perché c'è da capire come si vorrà adesso sistemare la squadra, che tipo di percorso si intraprenderà, cosa Fonseca vorrà fare per quel che riguarda schieramento, uomini, disposizioni, eccetera, perché insomma appare evidente che si stia tirando molto la corda, no? Rispetto a quelle che sono le possibilità dei giocatori, tanti dei quali andranno anche in nazionale, e i bisogni di una squadra costruita male e che per fortuna trova in alcuni elementi come Pulisic dei giocatori capaci ancora di dare emozione e comunque di dare speranza, ecco. Siamo questi, ed è un'amara considerazione del lunedì, dettata, ripeto, non dalla partita di ieri ma da un tentativo di visione un po' più ampio rispetto a quello che siamo, ecco. Poi ieri ho ricevuto dei messaggi, a me non piace fare polemica, non mi è mai interessata la polemica, però ho ricevuto due messaggi da un tizio che sinceramente mi hanno proprio fatto cadere le braccia, perché mi si è detto tu invece l'anno scorso invece di prendertela con Piroli te la dovevi prendere con la società. Il mondo è bello perché vario, ma il mondo è bello anche perché ha variato in questo senso, no? Immaginate, io che da un anno e mesi continuo a dire che con questi qua hanno Gesé, e mi vengono a dire che io ho dato tutta la colpa a Pioli. Vabbè, adesso potranno dire che do tutta la colpa a Fonseca dopo questi video, ma ovviamente
diciamo che Pioli si era calato nella nuova realtà di essere il parafulmine per sua scelta, Fonseca lo è diventato per necessità nostra, perché insomma forse qualche testa cadrà, ma si comincerà sempre dal basso e non dall'alto. Cardinale, se ti sta bene questa roba qua, contento tu, i tuoi investitori, i tuoi 22% e tutte le tue cose così. Sappi che a noi non sta per niente bene, perché noi tifiamo Milan e non tifiamo né private equity né vendor loan e nemmeno tutti i tuoi magheggi, tutte le tue cose finanziarie. Vedi di fare qualche cosa, perché così le cose non vanno bene, e quindi quando torni qua vedi di non farlo solo per rilasciare delle dichiarazioni a Wanagana supercazzole clamorose. Vedi di fare qualche cosa se pensi veramente che questo Milan possa essere un buon investimento per te. Vedi di darti una mossa, perché il responsabile sei tu, e vedi di capire veramente perché i tifosi ai quali hai detto che non parlerai più sono incazzati a morte. Perché non è difficile, ci puoi arrivare pure tu.